Ciao ragazzi, ben ritrovati nel mio canale. Oggi facciamo una intro così, facciamo. Vediamo se ci sta dentro tutta la benzina. Ah, ostia quanto manca, bravo, ottimo. Sono stra di fretta ragazzi, sono stra di fretta. Tutta c'è stata, bravo, bevi, bevi, bevi. Perfetto, benzina fatta. Sono, penso, in ritardo di 10 minuti, un quarto d'ora. Oggi ragazzi, ma è un video un po' boh, è strano, mettiamola così, perché non è né un giro. Cioè, sì, è un giro, però non vorrei fare il video del giro praticamente. Guarda questi due qua, sti animali. Quello che voglio fare non è il video del giro. Io vorrei oggi raccontarvi come ho fatto quando mi hanno licenziato, di quello che sta succedendo attualmente nella mia vita. Stamattina, adesso è 1:30, un aereo dell'aeroclub di Bergamo, che comunque sono aerei privati. No, ragazzi, interrompo un attimo il video per illustrarvi un giochino nel quale mi sono invasato in questo periodo un tot. Praticamente questo è World of Tank Blitz. Come vedete in basso a sinistra ci sono i miei carri armati, per ora ne ho due, uno è norvegese e l'altro è polacco. Tra l'altro vorrei sbloccare quello italiano, perché il 18 settembre si è uscito un pacchetto con dentro anche tutti i carri armati europei. Inoltre questo nuovo aggiornamento con i carri armati, tra l'altro italiani, è sponsorizzata da Fisichella, ragazzi, il pilota. Comunque adesso siamo in attesa di giocatori, perché siamo in multiplayer, che è ciò che mi piace di più. Allora, fondamentalmente adesso ci stanno accerchiando, ma io vi propongo una cosa: andate nel link qua sotto in descrizione, con il quale avete 7 giorni di premium, ragazzi, una figata pazzesca. Adesso lo distruggo questo qua, e poi avete un tank speciale solo per voi. Ringrazio tra l'altro World of Tank Blitz per supportare il mio canale. Se anche voi volete supportare il mio canale, ragazzi, scaricate questo gioco. Si è schiantato, questa era la polizia. E ciao. Ciao. Oh, ho salutato anche la polizia con la mano, perfetto. Alla rotonda qui in basso a destra, a Bergamo. E ha bloccato, ci ha messo in tilt tutto l'asse. Infatti qua ci sono i vigili del fuoco, perché si è schiantato, mi pare di aver capito, qua dentro questa rotonda. Vediamo se c'è qualche detrito ancora, è successo qualche ora fa, Ecco, ah, guardate, si è chiuso, quindi io non posso passare di qui. No, figa. Non fanno passare, raga, peccato. Volevo andare... Oh, cozzozza. Merda, che cazzo hanno fatto qua che è tutto chiuso? Ok, mi sono cagato sotto non poco. Si stava anche chiudendo davanti. Vedete, questa è l'uscita dove si è schiantato praticamente l'aereo e è bloccata. Chissà se si vede qualcosa qua, ma non penso. C'è odore di bruciato però. Ambulanza, boh. Ah, qua cosa c'è? Mi sa che qua ha picchiato, non lo so. E ciao, non arriverò mai più io con questo casino. Mazza, oh. Ah, eccolo, era là sotto. Mi avete sempre chiesto nel corso della mia carriera youtubistica e carriera lavorativa da dipendente, che lavoro facessi. Allora, io ho finito scuola nel 2017, mi pare. Subito nel 2017 ho iniziato a lavorare come venditore di auto in un concessionario vicino Brescia. La cosa mi piaceva molto, purtroppo però io già avevo iniziato a fare video con abbastanza costanza. Il lavoro era dal lunedì al sabato, dalle 9 di mattina alle 8 di sera praticamente, e più o meno senza pause, includendo il sabato. E io il sabato lo tengo come lavorativo per registrare i miei video. Già ne registro pochi, se poi non posso neanche uscire il sabato, ecco. La questione è durata ben poco, un mesetto, due mesetti, però era molto bello, mi piaceva, era anche ben retribuito. E ho fatto un mesetto, due mesetti quello. Poi ho provato anche l'agente immobiliare, che sarebbe anche stato figo secondo me se non avessi dovuto fare tutti i giorni toc toc alla porta delle persone a rompergli. Quindi fondamentalmente era una sorta di testimone di Geova delle case. A me non andava neanche un po', ve lo assicuro. E a quello invece sono durato una settimana. E poi ragazzi, sempre per non star fermo e non gravare sulla mia famiglia, ho lavorato come pizzaiolo da Alice Pizza a Brembate, tipo Brembate sopra, non mi ricordo. Ho lavorato lì ma un po' di mesi. Successivamente invece, fortunatamente, ho trovato lavoro presso una ditta di Curno. Per privacy non vi dico il nome, anche se
è abbastanza grossa. E cosa facevo lì? Ero impiegato, facevo contabile, più precisamente facevo la fatturazione passiva, quindi fornitori, bilanci, robe così. Mi trovavo normale, certo, non è che uno si diverte a lavorare generalmente. Ecco, poi non ve l'ho detto, io ho studiato al Belotti a Bergamo, è un istituto tecnico commerciale, ho studiato sistemi informativi aziendali, che è praticamente come se fosse quello che fanno un botto di gente, amministrazione, finanza e marketing, quindi economia, diritto, economia aziendale, eh? Però con un... Ah, guarda questi qua sono Euro 6, guardateli, uno questo qua e due quest'altro, Euro 6.2. Dicevo che oltre a fare economia eccetera si fa anche le stesse ore di informatica, quindi io mi sono evoluto sia come ragioniere che come programmatore. Dopo aver saputo di venire licenziato a inizio agosto, a inizio settembre ho iniziato a lavorare dove sto lavorando adesso. Non so quando vedrete questo video, ma io a inizio settembre ho iniziato a lavorare e adesso praticamente sto facendo l'assistant IT, che in inglese sembra chissà cosa, in realtà in italiano, così in parole povere, è l'assistente del responsabile informatico di una ditta, che coadiuva le mie conoscenze di informatica a quelle di contabilità, perché il responsabile informatico di una ditta fa sia la parte tecnica, server, mica server, computer, PC, software, sia però deve gestire il gestionale di una ditta, cosa che un ragazzo che ha studiato solamente informatica pura ha un po' più difficoltà a fare, così come io ho più difficoltà a fare le cose di informatica pura, dei sistemisti si chiamano. Diciamo che con una buona volontà uno riesce a imparare a fare tutte e due, quindi sia contabilità che l'informatico sistemista, abbastanza bene. Cosa? Oh, che male! Che stecca! Allora, per quanto riguarda il nuovo lavoro, la ditta è a 5 minuti, 10 massimo, da quella in cui ero già, quindi non è lontana, sono contento che si avvicina, perché tra l'altro quando voi andate a lavorare in una ditta lontana fate bene i conti dei costi che avete ad andarsi a lavorare, perché fare anche, che ne so, 25-30 km per andare a lavorare, soprattutto se di mezzo c'è l'autostrada, non sono pochi. Ecco, io fra 3 minuti dovrei essere a Polaveno. Ora, io ancora sono in prova, perché quando vi assumono a tempo indeterminato generalmente c'è una prova della lunghezza di 60 giorni lavorativi effettivi, quindi non sono 2 mesi e basta, in cui potete essere licenziati e potete andarvene senza preavviso, ecco. Quindi, per ora a me sembra che stia andando tutto bene, speriamo, perché il lavoro è bello, si lavora ed è soddisfacente. Ora sicuramente immagino che qualcuno di voi si sta chiedendo, ma perché Lucas non fa lo youtuber? Cioè, tantissimi suoi colleghi campano di quello, perché lui non lo fa? E diciamo, ragazzi, che sono molto prudente, soprattutto in queste cose molto delicate. E YouTube sì, porta degli introiti, ma non sono punto primo fissi, quindi non c'è alcuna certezza che tu il mese prossimo prenda tot euro. E punto secondo, possono essere più alti di un lavoro dipendente, non ci piove, però chi mi dice che domani YouTube non cade? Ma Lucas non guadagni solamente con YouTube, non lo metto in dubbio, tanto che ho anche aperto un canale di Twitch che voi dovete andare a seguire, ve lo scrivo qua grosso sullo schermo, perché dovete seguirmi, perché ci facciamo delle streaming, finalmente sono riuscito senza spendere una follia a fare le mie streaming, andatemi a seguire, ci facciamo 4 smattate, di solito faccio sempre le streaming il giovedì, giovedì sera verso le 7, verso le 8, io streamo fino a tardi. Però ecco, io fin tanto che su YouTube non vedrò sempre tot euro al mese, ma sempre di base, anche nei mesi in cui si fa più schifo, io con la cippa che lascio il mio lavoro, perché non ne sono sicuro, piuttosto continuo a farmi il culo facendo 2 lavori, anzi quasi 3, mettiamola così, e non avere tempo libero, cioè averne pochissimo rispetto a una persona o a uno youtuber oppure a un dipendente. Piuttosto faccio così, ragazzi. Se volete supportarmi, andatevi a iscrivere su Twitch adesso, perché se voi vi iscrivete adesso su Twitch e mi seguite in live, essendo che attualmente non ho molti follower, nelle live posso... Ah, guardate questo, che figata! Quando voi mettete un commento nelle live, io lo leggo di sicuro.
perché per ora siamo in pochi, quindi se volete avere un contatto praticamente diretto con me, seguitemi lì, commentate, mettete live. Tra l'altro, ragazzi, in streaming io faccio dei grossi spoiler sui video, quindi link in descrizione, cercate Lucas98/basso e trovate me, iscrivetevi. Ah, raga, non è facile star dietro a loro. Ratatina. Una mano alla cintura, una mano alla cintura, un movimento sexy. Oddio, giù al ginocchio, Mattia. Sì, Matti. Oh! Oh! Ma di cosa stiamo parlando? È a comando, questa cosa qua è a comando. Ciao, vecchio! Oddio, come va giù a ginocchio in un curvone! E ciao, è difficile star dietro a Mattia! Mannaggia lui! Giù a ginocchio, Matti! Madonna, ma che stradina che è questa qua! L'unica roba che è un po' intrippante, e quindi quando se sbagliate o che vi confondete, siete stragati. Porca troia! Ah, troia, ora che sono cazzo inchiodato. Ringrazio World of Tank Blitz per supportare il mio operato. Se anche voi volete supportare il mio canale, mi raccomando, scaricatelo. C'è sia per iOS sia per Android, quindi non potete dirmi di no.